Terzo quadro. Lucia prega il Signore. A Catania, Lucia e la madre giunsero il 5 febbraio 301, giorno della festa della Santa. Quale soddisfazione per la giovane Lucia nel poter avere la gioia di pregare in vita martire nel tempio a lei dedicato, nella speranza che la mamma guarisce dal suo male e riprendesse piena salute. Per sé supplicò la grazia di dedicare la vita a Dio, nella speranza che la madre rinunciasse al desiderio di darle in sposa ad un giovane che si era innamorato di lei. Intanto nel tempio, durante la sacra funzione, si diede lettura del passo del Vangelo di Matteo riguardante l'avvenuta guarigione di una povera donna conseguita al semplice tocco del lembo della veste del Signore. All'udire quell'episodio evangelico, Lucia, rivolta alla madre, disse: «La martire Agata, serva del Signore, ha presso di lui libero accesso e sarai guarita per sua intercessione se toccherai fiduciosa il sepolcro di lei». Viva Santa Lucia!